Nel 2013 Luca Ferrari, Matteo Danieli, Francesco Paternello e Luca Querella si trovano a Copenaghen per studiare. Fondano Bending Spoons e nel 2014 tornano in Italia, a Milano. E questo non è banale. Sì, perché negli ultimi anni l'Italia ha visto emigrare ben 321.000 giovani e solo 74.000 sono rientrati. Si tratta del fenomeno della fuga dei cervelli, come viene chiamata. Ma i ragazzi di Bending Spoons, al contrario, vollero tornare in Italia, con l'obiettivo di essere un esempio. Col tempo hanno iniziato a lanciare delle app che sono sempre più scaricate, arrivando ad oltre 500 milioni di download nel 2022, stesso anno in cui hanno fatturato 300 milioni di euro. Non male per una startup che si è affermata negli ultimi anni. Quali saranno i prossimi passi di Bending Spoons? Quali i prossimi investitori e progetti?